Allora, il marchio ha un grosso valore per le organizzazioni perché lo impiegano nelle loro attività di comunicazione e sicuramente danno un elemento di maggior fiducia al potenziale donatore o all'ente erogatore di fondi e quindi siamo certi, come confermato anche dalle esperienze di altri paesi, che alla fine la quantità di risorse che verranno messe a disposizione delle organizzazioni sarà maggiore. Da parte del mondo delle imprese e in generale degli agenti economici ci si è resi conto che senza il principio del dono, il principio dello scambio, che è il fondamento di un'economia di mercato, vacilla e alla fine degenera. Perché questo? Perché un'economia di mercato è basata sul contratto. E il contratto ha bisogno di fiducia, ma la fiducia non è prodotta dal mercato stesso. La fiducia deve già esistere perché il mercato possa funzionare. E chi crea la fiducia? La donazione. Cioè lo spirito e la cultura e la prassi del dono creano fiducia, cioè creano legame. Ecco allora la prima ragione per cui oggi anche coloro i quali fino ad anni recenti pensavano, sbagliando, che bastasse l'efficienza, che bastasse lo scambio di equivalenti per far funzionare i mercati, oggi si rendono conto che così non è. E non è casuale che molte imprese si stiano impegnando oggi, nelle forme più varie, dalla creazione di fondazioni o altro, in questa direzione.